Grazie, non va bene. Questa operazione è stata organizzata dal comandante del corpo, dal dottor Raffaele Clemente, su delega della Procura della Repubblica di Tivoli. Riguarda il controllo di questi minori che vengono utilizzati e sfruttati all'interno del centro agroalimentare di Roma che si trova nella zona di Guidonia. Ovviamente è tutta concordata anche con la Procura dei Minori e con il Dipartimento dei Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale di Roma. In quanto noi questi minori li assistiamo, e chiaramente con un costo abbastanza elevato, e quindi vengono sfruttati all'interno del centro agroalimentare e non solo, ma anche all'interno di alcune frutterie che gestiscono prevalentemente cittadini egiziani nella nostra città, creando non pochi problemi anche ai cittadini che lì abitano nei quartieri, non solo perché invadono tante volte i marciapiedi, ma anche perché fanno rumori molesti fino a tarda notte, ovviamente, o addirittura ospitano talvolta le persone all'interno di questi locali, così come accade con i cittadini cinesi all'interno di queste aziende che producono il tessile. Abbiamo tutto l'interesse come amministrazione comunale a tutelare questi minori, intanto li accogliamo e poi vengono sfruttati sistematicamente all'interno del CARE e anche all'interno dei negozi gestiti da queste persone prevalentemente di nazionalità egiziana, che vengono retribuiti con somme molto basse, esigue, direi da 80-90 fino a 140-150 euro al mese, e si capisce bene che insomma, è una situazione inaccettabile che l'amministrazione e comunque lo Stato non può assolutamente condividere. Comandante, adesso che alcuni sono stati ovviamente prelevati, qual è la procedura in questi casi per loro, sia per i minorenni che per i maggiorenni che sono irregolari? Intanto i maggiorenni che utilizzavano queste persone, quindi gli imprenditori, verranno tutti denunciati per sfruttamento della manodopera clandestina con l'aggravante appunto della minorità. Per quanto attiene a questi minori, noi stiamo facendo le verifiche, moltissimi di loro sono tutti ospiti presso i centri di accoglienza dell'amministrazione comunale, quindi faremo una segnalazione lì e vedremo di adottare e chiederemo di adottare delle politiche di integrazione diversa sicuramente e predisporremo ulteriori controlli proprio all'interno del CARA affinché questi fatti potremo almeno contrastarli. Portali qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giusto? Come so per tutto, aspetta che li conto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 77, 78,